Ok, respingiamo sti attacchi. Ok, c'è qualcosa da prendere qua? A parte queste cosine qua. State allerta, in posizione, è pericolosa. Puoi dirlo forte che sono pericolosa. Andiamo, bimbi. È ora di giocare. È qui, ma che cazzo? What? No, ciccio. Arrivatemi in faccia allora, non so cosa dirvi, raga. Se volete morire malissimo, continuate a caricarmi così. Cazzo, questo faro. Oh, merda. Cosa? What? Cos'è stato? Oh, Cristo. No, non un elicottero. Oh, Cristo. Au. Au. Lara, corri. Corri, per Dio, la... Lara, corri. Sì, sì, certo. Che cazzo? Ah, sì? Ah, sì? Vuoi seriamente battermi così? Idiota. Vediamo il bersaglio. Ripeto, vediamo il bersaglio. Ok, andiamo. Squadra 4, gas. Cazzo. Presenza confermata. Pronti ad attaccare. Ok, vieni, vieni. Granata in volo. Non poteva direttamente spararmi? Sei cretino, allora. Te lo meriti che mi salvo. Cosa sta succedendo? Ok. Dove devo andare? Di qua. Sono circondato. Ma raga, io ho un respiratore. Ciao. Me ne vado. Ciaone. Dov'è che sono questi idioti? Da, che risalgo di qua. Oh, ma guarda, c'è un altro che vuole morire qua. Ciao. No. No. Ciao, ciao. Ok. Direi di risalire di nuovo di qua. Oh, merda, mi han visto. Fuck. Forse è il caso di andare più in là. Tipo a questo. Cazzo, mi vedono? Bastardi. Vado a questo. Ok, qui non mi vedono. Sembrerebbe. Oh mio Dio, mi ha visto. Che palle. Ma se uscissi semplicemente fuori e li ammazzassi tutti a pugni? A me sembra una bella idea. Cioè, a fucilate nella testa. Ciao. Ciao, bello. Ah, ok. Tutto a posto. Jonah, figlio mio. Oddio, no. Se gli sparavi in testa, Jonah, questo non succedeva. Sono qui. Lara, ascoltami. Cerca di non muoverti. Se non dovessi farcela. Non dirlo neanche per scherzo. No, ascoltami.
Non puoi darti sempre la colpa. Tutti noi facciamo le nostre scelte. E le tue sono stupide. Non gli resta molto tempo. No, non può morire. Possiamo aiutarlo. Come? Dobbiamo portarlo all'osservatorio, da Jacob. Beh, vedete... vedetela così, raga. Così imparano. Così impara a non spararlo. Ora solo Jacob può salvare Jonah. Dobbiamo riportarlo all'osservatorio. Jacob, sto morendo. Jacob, usa il tuo potere di divinazione, di... No, di divinazione. Tuo potere divino. Imponi le mani. Il Signore è il tuo custode. Sei un chierico, no? A tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore custodirà la tua anima da ogni male. Ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. No, scusa. Tieni forte sulla ferita. Preparalo. È un chierico. È un prete, Jacob. Jacob, eri ferito. Tu sei lui. Non è vero? Il profeta immortale. Scusami. Provo dolore. Posso essere ferito. Sono umano. Tranne che per la morte. Quindi non sei umano. E la sorgente divina? Qualcosa che ho trovato tempo fa. Ecco, Jacob, come funziona esattamente? Se io ti staccassi la testa, ti ricrescerebbe o tipo... Ma non è divina. Ti si riattaccherebbe da sola? Quindi hai mentito a tutti. O dovrei prenderla e riattaccarla fisicamente sul tuo corpo e poi si riattaccherebbe? Cioè, come funziona? Ma l'ho fatto per proteggerli. Cioè, funzioni come Majin Buu, ad esempio, oppure... Una volta ho usato la sorgente per dare lunga vita al mio esercito. Ah, scusatevi. Ma è stato un tremendo errore. Quelli che ho visto nell'archivio. Quando i nemici attaccarono Kitesh, gli immortali fecero cadere sulla città il ghiaccio della montagna. Migliaia di persone morirono. Commisero un'atrocità per... conservare il potere. E così farà la Trinità. Ma su una scala molto più ampia. Questo non sei tu. L'uomo che ho conosciuto non farebbe mai del male al suo popolo. Ma non vedi? Tutto questo è opera mia. E deve arrivare a una conclusione. Padre! Si stanno muovendo. Si faranno strada nel ghiaccio con la forza. Allora abbiamo già perso. No. Ci sarà un modo per fermarli. Jacob, sulla mappa era segnata un'entrata segreta alla città. Il sentiero degli immortali è troppo pericoloso. Non ma abbiamo più molto. Questo tempo. Lo dici tu. Sai che non posso arrendermi ora. Cioè, ma mi hai vista? Se rallentiamo la Trinità, potremmo avere una chance. Raggruppo le nostre forze e li attacchiamo sul ghiaccio. Allora andiamo. Apri la strada. Andiamo, Rossa. Sei pronta? L'entrata si trova sotto l'osservatorio. Io farò il possibile per il tuo amico. E allora andiamo. Sotto l'osservatorio, eh?
Dove diavolo devo andare? Ah, qui c'è una parete segreta. Olè. Non mi piacciono queste catacombe. Non... Mi inquietano. Non mi piacciono. Jacob, non farmi più andare in queste catacombe. Ti prego. Oh mio Dio, c'è un qualcosa. C'è qualcosa. C'è qualcosa, è mio. Roba che luccica. Ok, sì, ho capito, gioco. Va bene, devo andare lì con la freccia. Ciao, andiamo. Freccia numero uno. Freccia numero due. Hop. Oh cazzo. L'ho sparata troppo in là. Non me l'aspettavo questo. Vai. Uno. Due. Ok. Tre. E quattro. Via, andiamo. No, aspetta. Devo andare qua. Freccia numero uno. Io ci salto già. Freccia numero due. Vai. E oh mio Dio, non posso farlo. Vabbè, vado diretto di qua. Ciao. Lì sopra c'era qualcosa? No, non c'era niente. Allora me ne vado. Me ne vado al falò. E mi ci seguo. Devo solo riprendere un attimo fiato. Questo posto. Chi esce? Jacob. Non mi ricordo. Gli immortali. Scusate, faccio parlare Lara. Sono stata travolta dalla velocità degli eventi. E non mi sono neanche resa conto che tutto questo è reale. Una parte di me non riesce a crederci. Ma so che Jacob mi ha detto la verità. Qualunque sia la cosa che lo ha creato, si trova qui. E la troverò prima della Trinità. Vorrei tanto che papà fosse ancora vivo per condividere questa scoperta. Molto bene, allora dopo aver fatto questo vediamo anche le armi e poi andiamo a uccidere un po' di gente, eh. Allora, la pistola, cosa mi ci fai, cosa mi fai fare? La cadenza di tiro oppure capienza munizioni sempre. E anche la cadenza di tiro, già che ci siamo. Poi qua freno di bocca, stabilità contraccolpo, benissimo, mi serve. E nient'altro. Ok. Direi ok. Andiamo a uccidere un po' di persone. Lì cosa c'è? Dei funghi? Non me ne faccio niente, non li guardo neppure. Incredibile. Degli uccelli, incredibile. Jacob, sto entrando. Cosa troverò qui sotto? Oddio. Ci siamo più andati da quando abbiamo sigillato le entrate secoli fa. Ma dovrebbe essere sicuro, almeno finché non superi il planetario meccanico. Faceva parte dell'osservatorio. Era stato costruito dai miei astronomi, prima che gli immortali seppellissero la città vecchia. Dovrei utilizzarlo per aprire l'entrata di Kitesh. Ok. Questo qua, intendi? Questo qua che non devo toccare? Ok, non lo tocco, ciao. Ok. Io sto continuando a scendere, Jacob. Usa il planetario meccanico per aprire l'ingresso a Kitesh. Molto fico, davvero. Molto, molto fico. Forse dovevo usare rampino. Già, forse sì. Dovrei riuscire a rimetterla in posizione. What? Ma, what? Non devo saltarci sopra, voi. Ah! Sono scemo, sono. Ok. E uno.
Ora posso saltarci sopra. Dai, Lara. Oh, cazzo. Ok, a posto. Direi di sparare. Ah, no. Salto qua. Non muore male, vero? No, bene. Allora, questo tiria. Dicevo, tiriamolo. No? Non me lo fa tirare? Ok. Questo invece? Sì, questo sì. Aha. Oh mio Dio, perché l'hai fatto? Perché ti sei mollata? Non dovevi mollarti. Allora, facciamo che andiamo di qua, eh? Ok, ok. Ok. E poi? Poi non posso andare da nessun'altra parte perché... nella giusta posizione. Ah, ok, ci sono. Sì, ma non me lo fa fare. Allora, intanto tira sto coso. Ma scusate, non me lo faceva fare. Ah, adesso me lo fa fare, va bene. Ancora, devo tirarlo ancora. Vai. Però adesso devo tirarlo di là e come cazzo faccio? Ah no, è a posto. È a postissimo, direi. Posso saltare qui? O muoio? No, ok, bene. Bene, posso farlo. Ok, adesso dovrei sparare a quel coso di qua e vedere se ce la faccio. Ce la faccio? Sì, teoria sì. Però non so bene come fare lo stesso. Cioè, intuisco che sia da quella parte che devo lanciarlo. Ah, perché poi salto sopra quel coso. Ok, ok, ci sono, andiamo. Allora, salto su sopra questo coso. Ecco, perfetto. Oh mio Dio, salta, brava. Ecco. Ma vedete che sono un genio, raga. Sono veramente un genio. Di qua, Lara. Bene. Ok, adesso intanto prendi le monete. Devo liberare il meccanismo. Sembrerebbe, eh? Vai. E poi? Vado di qua. È bloccato anche dall'altra parte. Ok, lo smollo pure di là. Qui non mi sembrano esserci cose con la corda, quindi lo smollo. Lo smollo e basta. E andiamo. Oh, guarda che bello che si muove. Il popolo di Jacob era all'avanguardia. Ok, ora devo vedere di non morire. Beh, qui girano le palle qua. E se faccio così? Bene. E poi? Ma dove devo andare adesso? In cima. Calcolare bene i tempi. Ok, via, vai. Oh, giusto in tempo. E poi? Ok, di lì non posso saltarci perché c'è una palla. Oh, di qua. Oh, cazzo, aspetta, devo aspettare che arrivi dall'altra parte. Ok, ci sono. Vai! Oh, sì, baby. Oh, sì, baby. Pazienza, poi?
Devo scendere giù di qua? Vai. Bella. Vai giù di qua. Vai. Oh mio Dio. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. E vai che ce l'ho fatta. No. Devo. No. Sì. Oh cazzo. No. Perché? Perché? Signore, perché? No. Ho sbagliato tutto. Ho starnutito. Non ci crederete mai, veramente così. Oh, va bene. Lo rifaccio, dai. Dai, dai, dai. No. Ok, ci sono, vai. Ora mi smollo sull'altro. Ora. Perfetto. Adesso vai di qua. Sì. Ok, e adesso dove cazzo vado? Ma salto qua secondo voi, raga, o dall'altra parte? Non capisco perché. Ok, io provo a saltare di qua. Oh yes. Bene. Ok, e ora? Ok, salto lì. Vai. Bella. Oh, ce l'ho fatta. Grande. E ora? Ah, dall'altra parte. Bella. Andiamo. E via. Grandioso, 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 grandioso. Cosa c'è qua? Sviluppate a Bisanzio. Old school, baby. Vecchia scuola. Aumenta a 3 il numero di frecce che puoi scoccare rapidamente in sequenza senza dover estrarre di nuovo la faretra. Minchia. Però. Ok. C'era altro? Sì. Monete. Grazie, andiamo. Ah, già. No, aspetta, qui servono le frecce o... Sì, no, le frecce servono. Bella, una. E due. Vai, Lara. Ok. Op. Qui ci arrivo? Sì, ci arrivo. Yes. Oh yes, baby. Senza nessun problema. Campane. La città vecchia è vicina. Andiamo, città vecchia. Lara, siamo sulla montagna sopra il ghiacciaio. Ok. Il folle continua ad andare avanti. Non so cosa lo guidi. Abbiamo attraversato le montagne ghiacciate ai confini del mondo. Il suo popolo sta morendo. Ogni giorno mi imbatto in tombe o corpi lasciati lungo il cammino. Sono diventato... per le ossa, ma sono vicino. La cavalla che non mi aveva mai abbandonato dalle campagne contro i bulgari è morta. L'ho macellata. Minchia. Ho trasportato la sua carne sulla mia schiena. Ma sono vicino. Li sento cantare dall'altra parte del crinale. Un suono gioioso trasportato dal vento. Il profeta morirà entro la fine della settimana. E io tornerò trionfante all'ordine della Trinità. È ancora un giorno e l'avrò preso. Vedi gli uomini della Trinità? Sì, stanno iniziando le operazioni. Sto entrando nella città vecchia. Sofia, una cosa, non attaccarli subito. Ok. Che voglio ucciderli io. In contatto tra poco. Adesso guardate quelli che gli attacca subito sta cogliona, ne sono certo proprio. Vai. Ok. Oddio.
Oddio. Sono orchi? Parlano come degli orchi. Oh cazzo, Lara. Ma perché? Oh, ok. Wow, meno male che sei figa come poche. Ah, cazzo. Non farti schiacciare da un ghiacciaio che crolla. Prima lezione dell'andare in montagna. Parate anche voi da queste comode lezioni in montagna con Lara Croft. Li vedo, non capisco cosa stiano facendo però. Però hanno delle belle statue. Guarda quanti, cazzo. Sono tantissimi. Ma è fichissimo sto livello. Dove vado? Di qua? Minchia, no, sul serio, level design davvero figo. Complimenti. Va bene, cavalloni. Direi di chiudere qua e ci vediamo nel prossimo episodio, dove probabilmente ammazzeremo una civiltà. Spero. Ok, cavalloni, alla prossima. Ciao!